Grazie. Con una premessa inizialissima che mi chiedono di fare dalla regia, diciamo, che forse era stata detta prima, cioè spegnere il microfono se non si sta intervenendo, per favore. Allora, intanto grazie, benvenute e benvenuti a tutti i nostri ospiti dalla Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani qui al Senato della Repubblica. Credo che l'iniziativa che facciamo oggi, nelle condizioni che la pandemia ci pone, ovviamente quelle di lavorare sul canale web del Senato, quello di stare su una piattaforma, credo che sia il segnale esattamente di quanta innovazione e quanti cambiamenti dobbiamo saper affrontare. Però non abbiamo rinunciato a rimettere al centro, questo mi pare il punto della nostra iniziativa e del nostro confronto di oggi, di mettere assolutamente al centro il valore del nostro Made in Italy, il nostro Made in Italy che è un asse strategico fondamentale, ovviamente per la nuova economia circolare, per la sostenibilità. Voglio dare solo pochi dati. Ancora a febbraio del 2020, prima che esplodesse l'emergenza Covid, il settore moda, e lo sottolineo, unica filiera in Italia davvero completa, che va dalla lavorazione, a volte anche dalla produzione delle materie prime fino alla vendita, cresceva a ritmo sostenuto per un giro d'affari di 96 miliardi e ha, come ci ricordiamo sempre, e non va mai dimenticato, imprenditrici e lavoratrici, donne, che sono la maggioranza di questo settore. È sempre stato uno dei settori che sono serviti proprio come carta d'identità della nostro Made in Italy nel mondo. Non esiste economia che quando cresce non voglia vestire Made in Italy. E noi abbiamo questa straordinaria storia, saper coniugare creatività, arte, cultura con il saper fare, che è una straordinaria opportunità. Ora è evidente che il Covid ha in qualche modo interrotto anche quel processo che citavo prima. E noi abbiamo la responsabilità in sede politica di fare grande attenzione a sostenere questo settore che è fatto di piccole e medie imprese qualificate, filiere che se non restano integre, se non sanno accompagnare tutte insieme il processo di sostenibilità, di economia circolare, quindi di impatto sociale, di impatto ambientale positivo, noi rischiamo di perdere un asset strategico del paese. Ecco perché ho voluto fortemente, insieme a tutti gli interlocutori e le interlocutrici che si succederanno, fare questa iniziativa al Senato, perché credo che vada rimessa al centro dell'attenzione politica pubblica ciò che serve a questo settore. Perché questo settore ha già una storia straordinaria, ha già investito negli anni sull'innovazione, sulla sostenibilità, sull'etica, sul rispetto dei processi produttivi anche nella sua internazionalizzazione. Ecco, il Covid ha e rischia, se non sostenuta la ripresa di questo settore, rischia di interrompere, di mettere in difficoltà, i dati dicono, più del 50% di piccole aziende della filiera. Ecco, questo noi non ce lo possiamo consentire, non possiamo assolutamente consentire che un settore manifatturiero strategico, qualificato, innovativo, che per noi è e deve restare un'eccellenza del nostro Made in Italy, possa essere trascurato nelle scelte sia che si fanno in questa fase di sostegno, ma io penso anche e soprattutto nella fase in cui bisogna investire e sostenere l'innovazione che dobbiamo fare anche con il Recovery Plan. Ecco perché ritengo molto importante che l'iniziativa veda a confronto, diciamo, rappresentanti del mondo della moda italiana a 360 gradi, perché insieme possiamo ovviamente rendere questo settore e nel rapporto con chi ci sta seguendo e con chi poi prenderà le decisioni, tutti insieme prenderemo le decisioni politiche di sostegno, abbia ovviamente anche con questa giornata una consapevolezza che spesso, diciamo, viene non sempre sostenuta e valutata. Quindi nel ringraziare esattamente tutti e tutte, io passo la parola per coordinare questo importante nostro incontro alla giornalista del Corriere della Sera, che ringrazio particolarmente, Giusy Fasano, che ci ha sempre accompagnato anche in tante altre e diverse iniziative. E ringrazio ancora una volta l'insieme degli ospiti, non voglio fare l'elenco, l'avete visto, sono tutti ospiti estremamente importanti e significativi per il nostro sistema produttivo.
della moda italiana. Grazie. A te Giusy. A lei Giusy. Grazie, Cosa. Allora, grazie alla senatrice Valeria Fedeli, la conosciamo tutti, non fare l'elenco delle cose che stanno nel suo curriculum è una cosa lunghissima, però naturalmente tutti ricorderemo il suo impegno nel mondo sindacale, ricorderemo il suo impegno nella segreteria nazionale alla Filtea, che è la Federazione Italiana dei Lavoratori del Tessile, quindi un occhio particolare a un settore che già in qualche misura conosce, e poi anche tutto il suo bene, la sua passione per l'etica e per la dignità del lavoro, sempre nella sua vita da sindacalista prima, poi da senatrice e poi da persona quale è sempre attenta a questi temi, anche nelle commissioni, per esempio, nelle commissioni che segue, che vanno dalla violenza contro le donne all'impegno contro il razzismo, insomma, una persona splendida che tutti conosciamo e che ringraziamo per ospitarci. È la padrona di casa in questo caso, e grazie dell'ospitalità, un applauso virtuale fragorosissimo, e cominciamo i lavori di questo incontro. Sono molto onorata di essere io a coordinarlo e spero di fare bene. Io vorrei cominciare questi lavori partendo dai protagonisti che hanno dato l'incipit a tutto, e cioè la dottoressa Vivilla Zampini e il dottor Marco Tortora. La dottoressa Vivilla Zampini, cominciamo da lei. La dottoressa Zampini, uno dice, chi è questa donna, chi è? Io me la sono sempre immaginata un po', e poi conoscendola ho capito che è proprio così, è una specie di donna matriosca, non so, è una donna che contiene la psicologa, che è una donna che contiene l'imprenditrice di questa piccola casa di moda che è SGVN, però dai grandi progetti e dalla grande creatività, e che contiene a sua volta la creatrice del Fashion Belle e Buone, che contiene l'ideatrice di mille progetti, insomma, è una donna poliedrica, appassionata di quello che fa, e a lei io chiederei, per partire questa giornata lavori di questo convegno, chiederei di raccontarci che cos'è esattamente il Fashion Belle e Buono e perché siamo qui oggi. Vivilla, la parola, eccoci. Grazie mille, grazie a tutti e benvenuti. Dottoressa Fasano, innanzitutto grazie di questa introduzione, di queste domande, che ci permetterà sicuramente di entrare meglio in cosa sia il Fashion Belle e Buono e perché siamo qui oggi. Prima di entrare nel vivo, sento che devo fare tre grazie. In primis alla senatrice Fedeli, che da anni non solo porta avanti con amore e perseveranza tutti questi temi, ma da anni ci segue, ci accoglie, ci accompagna in un percorso di condivisione, di studio e di miglioramento per un Made in Italy davvero ricco di innovazione, sostenibilità ed etica. Quindi questo in primis alla nostra padrona di casa. Subito dopo voglio ringraziare lei, Giusy Fasano, Corriere della Sera, perché proprio poco tempo fa su un suo pezzo intitolò "Quando lo scarto è bello e buono", permettendo così alla rete del Fashion Belle e Buono di raccontare se stessa, raccontare le sue finalità e quello che è, come dire, l'evolversi di questa best practice che oggi effettivamente vogliamo condividere con tutti voi qui. E quindi il terzo grazie assolutamente è a ciascuno di voi che, proprio avendo scelto di aderire in prima persona a questa iniziativa, ha permesso allo scopo di questa rete di continuare ad alimentarsi, ad incrementare valore, ad aggiungere competenze distintive, affinché veramente da questo Made in Italy, da questo momento di grande crisi mondiale, si possa ripensare un nuovo Made in Italy, un nuovo sistema paese, un nuovo sistema moda, ricco e intriso di valori quali qualità, sostenibilità e innovazione. Bene, vado velocissimamente perché ci tengo a lasciare grande spazio a tutti i nostri relatori e gentilissimi ospiti. Nella sua prima domanda, Giusy, che cos'è il Fashion Belle e Buono? Sicuramente una rete nata grazie alle mie sorelle e a me un po' di anni fa ormai, la quale ci ha permesso inizialmente di comprendere bene quali fossero gli elementi stimolanti e fondanti del settore moda. Ma se da un lato ci ha permesso di scoprire questo, dall'altro forse ci ha fatto comprendere anche cosa mancasse. E quindi ecco che, seguendo la nostra mission, che è sempre stata portare un contributo oltre noi, abbiamo voluto utilizzare quel linguaggio universale, tangibile, così facile del mondo della moda per entrare in contatto con altri mondi. E quindi ecco che la moda è diventata il veicolo per portare un contributo oltre se stessa. E da lì è nato il Fashion Belle e Buono. Bene, oggi quindi cosa faremo qui?
Sicuramente lo scopo è, come diremo nei nostri tag in SGVN, far sì che il sogno diventi realtà. Intendo dire fare in modo che ciascuno di noi, che è qui un esempio tangibile di ciò che ha fatto, di ciò che ha costruito, di ciò che sta alimentando nelle proprie specifiche realtà produttive, universitarie o istituzionali, possa oggi mettere in rete un contributo affinché esso diventi sempre più importante, lo si possa sempre più condividere e, posso dire, si lascia alle nuove generazioni non tanto della teoria, ma della pratica concreta e tangibile sulle quali possono progettare un loro futuro. Mi auguro che ce la faremo e auguro a tutti un buon proseguimento dei lavori. Grazie, grazie Villa Zampini. E allora adesso vorrei introdurre invece Marco Tortora, che assieme a lei ha fondato il Fashion Bello e Buono. Marco Tortora con la sua FAIR, che è un'associazione non profit per la sostenibilità e la responsabilità d'impresa. Ecco Marco, grazie a lei e ad Enel X, poi spiegheremo meglio, entreremo più nel dettaglio con Enel X negli argomenti che la riguardano, è stato possibile trasformare il modello del fashion bello e buono in una best practice, che non è proprio una cosa facilissima, diciamo. Quindi poi vorremmo che lei ci spiegasse un po' qual è stato questo percorso, cioè come, cosa ho potuto osservare nel tempo, a cominciare dal fatto che un anno fa a Palazzo Vecchio, proprio a Firenze, si presentava il Fashion Bello e Buono, e voi di Faire con Enel X invece avete presentato il report della circolarità che aveva messo in azione il Fashion Bello e Buono e che poi era stato poi scelto non a caso come caso pilota da Enel X. Quindi vorremmo che lei ci spiegasse che cosa è emerso di così importante da quel report e com'è andata esattamente questo lavoro, questo percorso che ha fatto assieme a Fashion Bello e Buono. Allora, intanto grazie Giusy. Permettete anche a me di fare i ringraziamenti intanto alla senatrice Fedeli che ci segue e ci ha ospitato anche quest'oggi in questa bellissima sede. Purtroppo anche siamo tutti in digitale, ma come è stato detto prima, insomma, è anche la forza del digitale di superare, insomma, i momenti difficili, quindi comunque di stare insieme. Di stare insieme qui oggi ci fa molto piacere, come ricordavi tu, proprio all'indomani, comunque insomma, successivamente all'evento ultimo che fu fatto a Palazzo Vecchio a Firenze, e qui per raccontare un po' quello che è stata questa esperienza per noi. E questo l'ultimo ringraziamento a tutti, chiaramente i relatori, ma anche, se mi permette, a Vivi la stessa, che ha accolto l'associazione, insomma, a fare parte di questo percorso molto importante di cui siamo onorati, e lo stesso Enel X, insomma, che ha voluto, insomma, seguirci tutti su questa grande iniziativa. Allora, per quanto riguarda il Fashion Bello e Buono, noi ci siamo appunto conosciuti con Vivilla più o meno 2 anni fa, la nostra associazione e le sue grandi iniziative, soprattutto nel sociale, ci siamo resi conto che loro, in realtà, partendo dal sociale, di fatto in via informale loro facevano già attività, un'attività, chiamiamola, che andava verso l'economia circolare. Allora abbiamo cominciato insieme a studiare e a capire meglio il loro modello produttivo, al punto che abbiamo anche presentato, diciamo, quella che è una concettualizzazione che qui vedete rappresentata del loro modello, dei successivi step o delle aree che potevano essere implementate in termini di circolarità. L'abbiamo presentato a livello europeo in 2 call e il risponso è stato molto molto positivo. Da lì allora siamo andati avanti proprio per una fase di assessment di circolarità, e dove di fatto Enel è arrivata, diciamo, il nostro aiuto e ha permesso all'azienda, ma anche a tutta la rete, e qui ci terrei a sottolineare, come si diceva in apertura, come lo diceva bene la senatrice, è una filiera integrata, ma è anche una filiera distribuita su più territori, quindi quello di cui qui riportiamo è di fatto l'esperienza fatta dall'azienda, ma anche da tutta la sua filiera produttiva su 2 regioni, e quindi questo è stato la grande sfida, grande anche stimolo ad andare avanti a cercare di capire meglio la circolarità, come si potrebbe portare su più territori all'interno di un'azienda diffusa, qual è questa, in maniera integrata. Questa è stata la grande sfida, e sfida che comunque è stata vinta grazie, proprio come ricordavi tu, alla presentazione del report di circolarità e dello score di circolarità che è stato fatto su un prodotto. Quindi noi abbiamo accompagnato l'azienda dal punto di vista tecnico, sia prima in una fase di pre-assessment, quindi di studio del modello produttivo e poi nella partecipazione a livello europeo ad alcuni bandi, e poi all'assessment vero e proprio per comprendere le aree anche potenziali di sviluppo futuro, tra cui per esempio la gestione del magazzino, piuttosto che distribuire anche il coinvolgere la supply chain anche attraverso degli standard e delle linee guida, così come a fine vita anche individuare dei percorsi di simbiosi industriale. Quello a cui
tengo particolarmente, soprattutto per il futuro, è che cosa si può fare. Si può fare molto ed è questa forse è la forza del fashion bello e buono ed è quello che poi emerse anche nel novembre scorso, perché dalla circolarità, che poi grazie all'assessment e al report è stata soprattutto, si è concentrata sulla circolarità energetica e anche materiale, si può passare a una circolarità di livello ancora più integrato e evoluto, che è quella ambientale e sociale, soprattutto mettendo i giovani al centro, qual è, questo è uno, diciamo, degli obiettivi del fashion bello e buono. Allo stesso tempo coinvolgere, come si diceva prima, la supply chain, fino ad arrivare al retail, che è l'altra grande sfida, e questo lo si potrebbe fare, attenderemo anche con molto interesse i successivi speaker che parleranno di questo, soprattutto come l'innovazione tecnologica può aiutare, e ricordo anche qui le piccole e micro imprese della filiera a innovarsi anche tecnologicamente, a utilizzare la nuova tecnologia per andare in direzione di circolarità, senza perdere l'Italian quality, cioè l'importanza del Made in Italy, anzi facendo della circolarità una delle leve strategiche per il rilancio del Made in Italy, chiaramente sul mercato interno, inteso come europeo, ma anche nel mondo, e per questo si apre, qui se volete è un interrogativo che lanciamo a tutti, cercando di capire quali sono le skill della circolarità, cioè di che cosa oggi una forza lavoro evoluta di fatto, quali sarebbero quelle skills che dovrebbero essere presenti in ogni azienda o comunque in ogni territorio affinché le aziende di quel territorio, di quella filiera o cluster possano effettivamente muoversi in maniera efficiente ed efficace in direzione della circolarità. Quindi questo è un po' quello che ci tenevo a dire per integrare quello che già aveva lanciato Vivilla, e qui lascerei di fatto a te, Giusy, la parola. Grazie, grazie dottor Tortora, grazie. Adesso vorrei parlare di un ospite che non avrebbe in realtà bisogno di nessuna presentazione, ma a noi le presentazioni piacciono e quindi lo introduciamo. Buongiorno, benvenuto, diamo il nostro benvenuto a Robert Dils. Buongiorno, piacere di essere qui con noi, collegato da lontano ma come se fossimo in questa stanza. Buongiorno a uno studioso di fama internazionale, all'uomo della programmazione neurolinguistica dell'NLP University di Santa Cruz, mi corregga se sbaglio qualcosa perché magari mi confondo, dell'International Association for Generative Change, del DIRTS Strategy Group dell'USA, insomma autore, trainer, studioso, appunto consulente di programmazione neurolinguistica, esperto del cosiddetto modellamento, della guida per la leadership consapevole. Stiamo parlando di un'arte difficilissima che è l'arte del business coach, che non è proprio una cosa che può essere attivata da tutti, diciamo, però lei la padroneggia benissimo. Diciamo che grazie ai suoi insegnamenti, ai suoi atteggiamenti e modelli mentali, grandi leader hanno spiccato il volo, uno per tutti, cito e voglio citare Steve Jobs, di cui lei è stato consulente per molti anni, fin dagli albori dell'avventura Apple. Quindi le domande da fare a lei sarebbero veramente tantissime, ma ne provo alcune, poi mi dica lei come proseguire. Le domande centrali sarebbero, secondo me, come possiamo essere generativi in questo 2020, dopo, diciamo, questo 2020 che è stato un anno funesto, un anno difficile per tutti, che addirittura che ha sospeso, in alcuni casi ha addirittura fermato le aziende del tutto. E quindi che futuro ci aspetta nella leadership dopo questo anno terribile? E poi qual è la sua idea di generatività, il suo modello di successo per le imprese e i leader di domani, anche alla luce di quello che è avvenuto quest'anno? A lei la parola, grazie. Well, first of all, thank you, Signor Fasano, and for it's a great question. Prima di tutto, grazie, signora Fasano. Questa è un'ottima, bellissima domanda. Also, want to say thank you to Senator Fedeli and for this big honor. Anche grazie alla senatrice Fedeli per questo grande onore. Of course, to my colleague Vivilla Zambini, and to also. To Marco, anche naturalmente alla mia collega Vivilla Zampini. And to Marco from the Fashion Bello Buono.
Anche a Marco dal Fashion Bello e Buono. And of course to Anna Krasina, my interpreter. Grazie anche ad Anna Krasina, la sua interprete, che sarei io. And I think to answer your question, for me the main thing that we need to do. Quindi per rispondere alla domanda, la cosa principale che dobbiamo fare is first to reimagine what success means. È prima di tutto reimmaginare che cosa significa successo. We need to include in our understanding of success, obviously, something that is more sustainable. Nel modo in cui noi concepiamo il successo, dobbiamo includere qualche cosa che sia più sostenibile. And when we reimagine what success is, we need to develop the mindset that supports that new form of success. E quando reimmaginiamo il successo, dobbiamo sviluppare un nuovo atteggiamento mentale per quel successo. And this is exactly what the success factor modeling is about. E questo è esattamente ciò di cui si occupa il modellamento dei fattori di successo. And this is a process that I've been doing for the past 20 years. Questo è un processo al quale io sto lavorando e che sto utilizzando da 20 anni. It involves looking at what successful people do. Che involve il guardare attentamente che cosa fanno le persone che hanno successo. And these are some examples of people that we've studied over time. E questi sono degli esempi delle persone che abbiamo studiato nel corso del tempo. Like Steve Jobs and Richard Branson. Come Steve Jobs e Richard Branson. Jeff Bezos from Amazon, Howard Schultz from Starbucks. Jeff Bezos da Amazon, Howard Schultz da Starbucks. Elon Musk of Tesla and Anita Roddick of The Body Shop. Elon Musk di Tesla e Anita Roddick del Body Shop. And many others who are not as well known, but the idea is we're looking at these different people and asking this question, what's the difference that makes the difference? E abbiamo studiato anche altri, molti altri che sono un po' meno conosciuti, ma la domanda di fondo che abbiamo fatto a tutti è stata, qual è la differenza che fa la differenza? Many of those that we were just identifying are people whose companies have also survived very well in some cases through this crisis. E molti di quelli che stavamo guardando adesso hanno sopravvissuto, alcuni anche molto bene, a questa crisi che è in corso. And so that question is, what do they do that is unique? E quindi la domanda è, che cosa fanno loro che è veramente unico? And this is where we're looking at these types of these areas like leadership, like collective intelligence, like entrepreneurship. Quindi guardiamo a queste cose che sono la leadership, l'intelligenza collettiva, il modo di condurre il proprio team. And we're looking at the relation between these different aspects of how we creating success. E guardiamo a come si interrelazionano questi diversi aspetti del creare il successo. We say that the outcomes that we achieve in the world are a result of the actions that we take. Diciamo che i risultati di quello che noi riusciamo a fare nel mondo sono il risultato delle nostre azioni. What those actions are a result of our mindset. E queste azioni sono il risultato del nostro atteggiamento mentale. And a lot of this work on success factor modeling is to look at what is the key qualities of mindset. E guardare quali sono le qualità chiave dell'atteggiamento mentale è la base del modellamento dei fattori di successo. And we use this pyramid as a guide. Usiamo questa piramide come una guida. So that our actions is what create our concrete results. Quindi le nostre azioni sono ciò che creano i nostri risultati concreti. But these are supported by these key aspects of our mindset. E questi sono sostenuti dagli aspetti chiave del nostro atteggiamento mentale. Obviously our skills and our capabilities.
naturalmente le nostre capacità e le nostre conoscenze, le nostre skill. But also our values and our beliefs, what is important, and I think this is key to this work that is happening in Il Fashion Bello Buono. E anche i nostri valori e le cose in cui crediamo. E credo che questo sia una componente importantissima del fashion bello e buono. And then there is this area of our identity, of who we perceive ourselves to be. E poi c'è questa area dell'identità di come noi percepiamo che siamo noi stessi. And ultimately we would say, what is our sense of purpose? E in ultimo ci dobbiamo chiedere qual è il nostro senso di finalità ultima. And these are key qualities of mindset that I think are the drivers of what we ultimately do. E queste sono le qualità chiave del nostro atteggiamento mentale, che è ciò che guida quello che noi facciamo. I think this quotation from Steve Jobs sort of is an example of this kind of shift of mindset. Ecco, e queste parole di Steve Jobs sono un esempio di un proprio un cambiamento nell'atteggiamento mentale. Where he says, being the richest man in the cemetery doesn't matter to me. E appunto dice che essere l'uomo più ricco di tutto il cimitero non è una cosa che per me ha importanza. Going to bed at night saying that we've done something wonderful, that's what matters to me. Andare a letto la sera sapendo che abbiamo fatto qualcosa di meraviglioso, questa è una cosa che ha importanza per me. And I think this is the shift, example of the shift in mindset that's necessary. E questo è un esempio del tipo di cambiamento nell'atteggiamento mentale che è necessario. And one key aspect of this mindset is what we call this notion of holon. E quindi un aspetto chiave di questo atteggiamento mentale è quello che noi chiamiamo olone. As we look to the future and we think of our businesses and we think of what we need to do. E quando guardiamo al futuro e pensiamo appunto alle nostre imprese, a quello che noi dobbiamo fare. We need to realize that we are, this idea of a holon is that we are whole but made up of other holes and part of bigger holes. Quello di cui dobbiamo rendere conto è che noi siamo un intero fatto di altri interi, che l'intero nostro a sua volta parte di altri interi ancora. And whichever part of that we leave out will create predictable problems. E se lasciamo fuori una parte di ognuno di questi interi, allora avverranno dei problemi, si creeranno dei problemi che sono comunque prevedibili. If we ignore our body, we will have health problems. Se ignoriamo il nostro corpo, avremo dei problemi di salute. If we ignore our family, we will have family problems. Se ignoriamo la nostra famiglia, avremo problemi di famiglia. If we ignore our environment, we'll have environment problems. E se ignoriamo il nostro ambiente, avremo problemi nel nostro ambiente. So in the work that we do, and this is where I will finish, we're always working to build what we call a circle of success. Quindi nel lavoro che noi facciamo, quello che cerchiamo è sempre di lavorare per creare quello che noi chiamiamo il cerchio di successo. Where we have to include ourselves. Dove dobbiamo includere noi stessi, our clients, i nostri clienti, our team members and collaborators, i membri del nostro team, i nostri collaboratori, our stakeholders and investors, i nostri investitori e i nostri stakeholders, and our partners and allies, e i nostri partner e i nostri alleati. And we say that the mindset here is we have to, in the core is, what is our passion? E diciamo che nel nostro atteggiamento mentale, nel mindset, il punto fondamentale è qual è la nostra passione. And we turn that passion into a vision for our clients. E noi trasformiamo questa passione in visione per i nostri clienti. And that creates a mission for our team and collaborators. Sorry. That creates a mission for our team and collaborators. Okay, thank you. Questa stessa passione crea una missione per i membri del nostro team e per i nostri collaboratori.
and becomes expressed as an ambition for concrete achievement with our stakeholders. E per i nostri stakeholder diventa invece un'ambizione. And then this helps us to clarify our role with respect to our partners. E questo ci aiuta a rendere più chiaro il nostro ruolo per quanto riguarda i nostri partner. So these are the kinds of questions that we're always exploring, and I think this is this way of creating a new mindset for going to the future. E questo è il tipo di domanda che noi esploriamo in continuazione e che ci porta ad andare nella direzione di un nuovo atteggiamento mentale. Some of this is in the book that has been translated into Italian. Alcune di queste cose sono in questo libro che è stato tradotto in italiano. We're also doing a very important research in Italy on looking at effective healthcare. Stiamo anche facendo una ricerca importante in Italia per capire qualcosa sul healthcare effettivo. So these are some ways, these are some key aspects of looking to our future. Quindi questi sono degli aspetti chiave per guardare al nostro futuro. So I just want to finish by saying I'm really so happy and proud to be here with Esquivien and with Il Fashion Bello Buono. E volevo aggiungere che sono davvero contento ma anche orgoglioso di essere qui insieme a Esquivien e al Fashion Bello Buono. Really believe in and I support the values that it represents and the importance of sharing best practices. E credo davvero nei valori che sta promuovendo e credo davvero nell'importanza di condividere le pratiche migliori, le best practices. These are necessary for creating a better world. Le quali sono necessarie per creare un mondo migliore. We like to say in the success factor modeling to create a world to which we want to belong. E come diciamo nel success factor modeling, nel modellamento dei fattori di successo, sono necessarie per creare un mondo migliore che noi vogliamo creare. So thank you again for this opportunity and I really, really send my big support to this project. Grazie ancora per questa opportunità e mando tutto il mio sostegno a questo meraviglioso progetto. Grazie, siamo noi tutti che diciamo grazie a lei per essere stato con noi e per i suggerimenti che ci ha dato e devo chiedere scusa prima alla dottoressa Krachna che non ho presentato, chiedo scusa umilmente, passato nel presentare Robert. Grazie a voi e andiamo avanti, Diceva Robert Hills le best practice per creare un mondo migliore, il mondo di domani anche davanti a questa pandemia, anche davanti a un periodo così difficile. Prima di parlare del mondo migliore che creeremo attraverso i vostri interventi, vorrei fare due piccoli appunti di tipo metodologico, così andiamo avanti in modo un po' più ordinato. Prima raccomandazione, vi prego, non abbiatemene, ma prima raccomandazione, interventi brevi. Cercate di essere brevi perché siamo tanti e ovviamente il tempo non è illimitato, ma che ve lo dico a fare, lo sappiamo tutti. Speriamo di poter contenere i tempi, ma nel frattempo di essere anche in grado, in quei piccoli tempi, di dire tutto quello che vorremmo dire. Seconda questione, noi procederemo per focus di competenze, insomma, per settori, e faremo una specie, attraverso questi focus di competenza, raccoglieremo, insomma, questa giornata sarà, questo evento sarà un modo per raccogliere tutte le vostre riflessioni e i vostri suggerimenti, i vostri interventi e poterli poi in qualche modo rappresentare alla politica, alle istituzioni che ne possano trarre degli insegnamenti, delle indicazioni su dove possiamo andare dal punto di vista della sostenibilità, creatività, circolarità, perfino dal punto di vista della digitalizzazione, come vedremo dai nostri argomenti. Ultima cosa, invece, chiedo, siccome ci sono state poi richieste di adesione e di partecipazione che poi non è stato possibile inserire per motivi di tempo, per motivi vari che non abbiamo, insomma, avuto
avuto modo di poterle avere con noi in diretta. Allora, però, tutte queste persone, chi ci sta seguendo, può mandare le proprie riflessioni, la propria visione, magari anche cose contrastanti, se è, perché no, e anche dei suggerimenti, appunto, potrebbero mandare delle mail, fare tutto questo a una casella di mail apposita che è info@fbb, che sta per Fashion Belle Buono, fbbnet.org, quindi info@fbbnet.org per inviare riflessioni, suggerimenti, magari anche critiche, magari una visione successiva, più ampia, più approfondita delle persone che non hanno potuto essere con noi a partecipare a questo evento. Il team del Fashion Belle Buona si impegna a rispondervi prima possibile. Detto questo, dicevamo prima che procederemo per sezioni. La prima sezione parla di green e innovazione, la risposta delle istituzioni, questo è il titolo. E la prima ospite di questa sezione, di questo panel, è Simona Bonafè. Buongiorno. Buongiorno. Il microfono è da attivare, che lo vedo ancora rosso. Buongiorno a lei. Buongiorno. Parlamento europeo, vicepresidente del gruppo Socialisti e Democratici, membro di diverse commissioni e quindi una persona che passa dall'occuparsi dell'ambiente, dalla sanità pubblica, alla ricerca, all'energia, all'industria, insomma, tanta roba, come dicono qua a Milano. A lei chiederei come si può legare, come si lega la moda sostenibile, etica, e circolare, generativa al green e all'innovazione di cui si occupa lei a livello europeo. Sì, la ringrazio per la domanda e mi permetta anche di ringraziare la senatrice Fedeli e la dottoressa Vivilla Zampini per questo invito a partecipare a questa bella giornata di riflessione su un tema molto importante, che è quello di come rendere la moda più sostenibile. Ma guardi, noi in Europa, in verità, lei ha letto appunto molte delle commissioni, o meglio, è di fatto la commissione nella quale lavoro. Io mi sono però occupata, soprattutto nella scorsa legislatura e anche all'inizio di questa, di economia circolare, essendo stata la relatrice del pacchetto di modifica delle direttive sui rifiuti della scorsa legislatura e che però sta continuando anche in questa legislatura. Lo dico perché, guardi, uno dei settori su cui appunto è stato più difficile agire nel campo dell'economia circolare è proprio quello della moda. Uno dei, non l'unico, ma uno dei settori. Perché? Perché nel settore della moda l'utilizzo di materie riciclate piuttosto che l'utilizzo dello scarto per la realizzazione di un altro prodotto, piuttosto che uno dei principi fondamentali, che è quello della durabilità di un prodotto, è un po' un concetto che è in antitesi, no? con il fashion, con la moda. Diciamo sempre che noi dobbiamo avere un capo alla moda, e questo significa che appunto il concetto di durabilità sembra difficilmente applicabile a quello di cui stiamo parlando. Eppure, guardi, ultimamente anche nella moda, e lo vediamo con l'esperienza della quale stiamo parlando, anche nella moda si stanno sempre più imponendo modelli di sostenibilità. E questo per un primo concetto, primo dato, cioè che oggi sta cambiando la domanda. Anche nel settore della moda cambia la domanda di beni di consumo più sostenibili. Un tempo non era così. Avere addosso un capo con un materiale riciclato, pensiamo alla lana rigenerata che per esempio nel distretto tessile di Prato fanno da decenni, beh, era quasi indice di avere addosso un capo di serie B. Oggi non ci facciamo più caso, anzi oggi chiediamo di avere a disposizione prodotti che seguano modelli di circolarità, modelli di sostenibilità, perché ci stiamo rendendo sempre più conto che va cambiato qualcosa nel sistema. L'intervento che mi ha preceduto insomma ha detto già molto in questo, però anch'io sono convinta che noi dobbiamo costruire un mondo post-Covid che abbia sempre più al centro la parola sostenibilità, anche solo per il fatto che il mondo pre-Covid, che è un mondo che per qualcuno non tornerà più, però il mondo pre-Covid è un mondo che in molti casi non ci ha fatto nemmeno crescere, o ci ha fatto crescere con percentuali da prefisso telefonico, e ci ha fatto però crescere quel poco a discapito delle risorse del pianeta e molte volte proprio a discapito della qualità della vita.
guardi, azzardo, ma ci sono studi che stanno mettendo in correlazione la diffusione del contagio da coronavirus, per esempio, alle performance della qualità dell'aria nelle nostre città. Quindi ecco che è tutto molto legato. Ecco perché oggi il consumatore è sempre più attento ai modelli di sostenibilità, ai modelli di circolarità. E allora arrivo alla sua domanda, visto che giustamente ci ha chiesto di essere a tutti molto brevi. Che cosa vuol dire oggi economia circolare o sostenibilità nel settore moda? Ma intanto, appunto, oggi non è più un tabù il materiale, il materiale fatto con prodotti riciclati o con prodotti rigenerati, o al tempo stesso il materiale che già prende in considerazione di avere la possibilità poi di riciclare un capo. Il secondo punto è l'ecodesign. È importantissimo cominciare oggi non solo ad occuparci del fine vita di un prodotto, ma cominciare ad occuparci della sostenibilità nel momento stesso in cui noi concepiamo un prodotto, abbiamo in testa un prodotto. E questo vuol dire anche, per esempio, mentre lo disegniamo, ridurre lo scarto, perché ogni prodotto, anche un prodotto tessile, ha del materiale di scarto. Ecco, l'ecodesign significa questo, significa anche ridurre lo scarto nella produzione e magari quello stesso scarto renderlo disponibile per un'altra produzione. Questo viene fatto nel tessile, viene fatto nella pelletteria, viene sempre più fatto. L'altra cosa è il processo produttivo. Oggi, diciamo, usare le risorse in maniera efficiente a partire dai processi produttivi dei processi produttivi delle nostre aziende è un altro elemento di circolarità. Cioè, le faccio un esempio: l'energia rinnovabile piuttosto che processi produttivi che riducono il consumo dell'acqua nelle loro produzioni. E tutto questo è possibile perché oggi c'è una parolina accanto a economia circolare che è innovazione tecnologica, innovazione in questi processi produttivi, ma le dirò di più, innovazione anche dei prodotti. Per esempio, la moda inizia a usare sperimentazioni di nuovi materiali e anche questo fino a poco tempo fa non era al centro dell'attenzione del consumatore. Oggi sì, oggi la moda sperimenta anche nuovi materiali. Quindi è chiaro che, per concludere, il percorso che devono fare le istituzioni, visto che questo è il panel dedicato alle istituzioni, è quello di scrivere regole precise, regole che diano la direzione di dove vogliamo andare. E siccome io credo che, appunto, anche nel settore moda il futuro debba parlare la parola sostenibilità, le regole l'Europa le ha scritte in maniera molto chiara. Ma quando le regole sono chiare, bisogna anche dire che gli imprenditori investono, perché sanno che è lì che devono andare. Allora, regole chiare, investimenti, adesso arriverà questa grande mole di risorse, parte pubblica a fondo perduto dall'Europa. Ecco, io penso che noi dovremmo avere anche la capacità, lo diceva prima la senatrice Fedeli, di indirizzare queste risorse proprio per accompagnare questo processo nella moda che oggi, ahimè, è ancora un po' resistente a questi grandi cambiamenti. Grazie. Grazie, grazie onorevole, grazie, prego anche gli altri, come ha fatto l'onorevole Bonafè, eventualmente di integrare quello che io dico sulla presentazione, perché avete un curriculum pazzesco tutti, quindi non riesco a dire tutto, magari tenete più una cosa che io non cito. Quindi andiamo avanti e questa volta chiamerei all'intervento Simone Cipriani. Eccolo lì, sì, l'ho individuato, c'è da accendere il microfono, già fatto, perfetto. Office delle Nazioni Unite, parliamo di Alliance for Sustainable Fashion, dell'Ethical Fashion Initiative. Parliamo di una persona che ha tenuto a bada, diciamo, il potere della moda come veicolo per uscire dalla povertà, collegando i designer migliori con gli artigiani emarginati dell'Africa orientale. Insomma, una persona che di moda sa molto e che avrebbe da dirci molto e che ha da dirci molto, purtroppo in un tempo limitato. A lui vorrei chiedere di spiegarci un po' meglio tutto questo e di aggiungere eventualmente cose che non ho citato sul suo ricchissimo curriculum. Grazie, a lei la parola. Grazie Fasano, io come ha detto lei, mi chiamo Simone Cipriani, dirigo e ho fondato l'Ethical Fashion Initiative delle Nazioni Unite e sono il segretario della UN Alliance for Sustainable Fashion.
Sono qui per tre motivi, perché siamo produttori, perché siamo investitori e perché ci intendiamo di sostenibilità. Siamo produttori perché coordiniamo una valanga di artigiani in Africa orientale, in Africa occidentale e in Afghanistan, normalmente dove c'è povertà estrema o dove c'è guerra, per produrre nella filiera di fornitura di alcune delle più grandi case di moda mondiali. Facciamo tessuti, accessori, facciamo abbigliamento, facciamo un sacco di cose, lo facciamo tutte le stagioni regolarmente. Siamo investitori perché gestiamo un acceleratore che sostiene i marchi di moda e di economia creativa emergenti in Africa. In questo momento ne abbiamo 8 nel nostro portafoglio con vari investitori privati e assieme al mio amico Raffaello Napoleone, 5 di questi 8, 4 li presentiamo anche a Pitti a gennaio. Con Raffaello abbiamo sempre lavorato nel presentare nuovi marchi africani. Raffaello c'è sempre stato fedele nei secoli, manco l'arma dei carabinieri. E poi siamo anche esperti di sostenibilità perché lavorando per le Nazioni Unite, noi, come giustamente diceva lei Fasano, abbiamo utilizzato la filiera della moda per lavorare nello sviluppo. Cioè ci siamo mossi nell'ambito dei Sustainable Development Goals, che vuol dire per rigenerare il capitale sociale e il capitale ambientale dei posti dove lavoriamo, che sono posti appunto dove c'è guerra, dove c'è estrema povertà. E l'abbiamo fatto attraverso la moda, perché attraverso la moda abbiamo creato condizioni di lavoro serie, eque, basate sugli standard del lavoro internazionale, e quindi abbiamo rigenerato il capitale sociale, abbiamo ridotto l'ineguaglianza. E nell'ambito della sostenibilità ambientale abbiamo pesantemente decarbonizzato le filiere di fornitura, perché guardate, oggi si parla di offsetting e tutte queste cose, ma sono misure temporanee. Se vogliamo stare su un percorso di neutralità climatica, come abbiamo deciso tutti assieme a Parigi, bisogna decarbonizzare, e dopo bisogna passare, ha ragione l'onorevole Bonafè, bisogna passare all'economia circolare, perché poi decarbonizzare non basta e ci vogliono dei modelli di economia circolare. È per questo che nel lavoro nostro abbiamo creato un sistema che porta insieme tutti gli strumenti che ci sono oggi per essere sostenibili e per la contabilità della sostenibilità, che è un'altra cosa seria. La contabilità della sostenibilità va fatta secondo criteri internazionali, secondo standard, non si fa a caso. Le abbiamo portato insieme in un sistema che noi abbiamo applicato in tutte le nostre filiere, le filiere che gestiamo noi, ma che stiamo applicando anche nelle filiere di diverse case di moda con le quali lavoriamo. Si chiama Reset, e per questo l'abbiamo messo anche nell'ambito della UN Alliance, che è l'ente generale delle Nazioni Unite che segue la sostenibilità nella moda. Ora, io non vi sto a dire i dettagli di questo sistema perché qui non c'è tempo, ma vi dico il criterio di questo sistema. È un criterio, come diceva Robert all'inizio, olistico, perché la sostenibilità è una visione olistica dell'economia, della società, dell'ambiente. È un criterio di business model, di modello di impresa. Quale valore creiamo? Come creiamo valore? È questa la sostenibilità. Noi siamo abituati a considerare shareholders value, che è importante perché è business, il valore per gli azionisti, ma giustamente Robert ne faceva menzione prima, e c'è anche uno stakeholders value, cioè il valore della comunità più ampia, dei fornitori, di chi ci lavora, ma anche della comunità che c'è intorno all'azienda, nel paese o nei paesi dove si lavora. E in questo ambito qui, in questo ambito di creazione di valore, io credo che l'Italia, io sono un funzionario internazionale, vivo all'estero, passo la maggior parte del mio tempo tra Afghanistan, Mali, Congo, ma l'Italia è in primissima linea e ha un vantaggio incredibile, ha un duplice vantaggio. Uno, che è parte dell'Unione Europea e quindi è parte di una struttura internazionale, di un ente sovranazionale dove di sostenibilità si parla davvero, dove la si sostiene, dove si lavora seriamente su questo. Tutto il nostro lavoro è sostenuto da European Aid. Senza European Aid io sono un testimone della bontà di European Aid, non solo perché sostiene il nostro lavoro, ma perché vedo la bontà degli investimenti che l'Europa fa nei posti dove lavoriamo. Ma poi c'è un altro aspetto. L'Italia, come dicevate prima, ha mantenuto una struttura industriale, mi sembra lo dicesse la senatrice Fedeli prima, ha mantenuto una struttura industriale dove c'è il design, dove c'è la produzione, dove c'è tutto, e dove ci sono esperienze di circolarità e di sostenibilità che vengono da lontano. Ha fatto bene l'onorevole Bonafè a menzionare la lana rigenerata di Prato. Io mi ricordo, venendo tanti anni fa, prima che passasse l'Organizzazione Internazionale dalla Pelle, come si riusavano gli input, si riusava l'acqua, eccetera, eccetera. C'è un know-how
nel sistema Italia che è spaventoso. Allora noi sto mondo di prima del Covid, noi ce lo dimentichiamo, basta, è passato. Le cose che vedevamo come dei trend a lunga scadenza adesso sono stati accelerati dal Covid, si va verso un mondo nuovo. Ma in questo mondo, se ci focalizziamo sulla sostenibilità intesa come creazione di valore, in questo mondo l'Italia ha qualcosa da dire. Allora vediamo se questa cosa qui la diciamo con gli italiani, perché abbiamo davvero la possibilità di farlo. Grazie, grazie. Grazie a Dottor Cipriani, questa praticità toscana, 1, 2, 3, vediamo, il pugno sul tavolo mi piace, molto pratico. Grazie, complimenti. Andiamo avanti con questo panel che prevede in questo punto l'intervento di Marco Frei. Dire Marco Frei significa dire Scuola Universitaria Superiore di Pisa, significa dire professore ordinario di economia e gestione delle imprese, e poi tante parole chiave che sono nelle sue giornate professionali e nella sua vita, e cioè ambiente, energia, innovazione, parole per le buone pratiche che abbiamo evocato finora, le buone pratiche di impresa. Allora vorremmo tanto che lei ci spiegasse a riguardo di questi temi, la connessione di questi temi, di queste buone pratiche con il mondo della moda. Buongiorno, a lei la parola. Buongiorno. Allora, sicuramente lei ha citato ambiente, energia e innovazione, sono tre transizioni che stiamo vivendo. Nel senso, in quel nuovo modello di sviluppo che Bonafè e Cipriani hanno introdotto nel ragionamento, di cui abbiamo assolutamente bisogno, perché il modello vecchio, al di là del non buttare via il bambino con l'acqua sporca, per cui le nostre radici sulla capacità di rigenerare, quelle ce le teniamo, però evidentemente bisogna entrare in una visione nuova del modello di sviluppo economico che sia olistica, usiamo questo termine come elemento comune. In questa prospettiva viviamo una transizione energetica che è una parte importante verso la decarbonizzazione, perché non dimentichiamoci che questo è forse l'obiettivo primario che abbiamo in questo momento, una transizione verso l'economia circolare che contribuisce in maniera significativa, può contribuire per un altro 30% al processo di decarbonizzazione complessivamente inteso, o con il 50% abbondante per cento che viene dall'energia, e ci sono altre tipologie di transizione, ma sicuramente il digitale in questo è un fattore abilitante. Quindi la transizione verso il digitale, che nella sfida europea del Green Deal viaggia insieme a quella verde, è un elemento trasformativo fondamentale da questo punto di vista. E quindi nel momento in cui noi lavoriamo sulle transizioni, che dobbiamo cercare di accelerare perché è urgente cambiare, lo vediamo da tutta una serie di conseguenze, bisogna essere capaci di portare dentro tutte le filiere del nostro sistema industriale e ovviamente anche in una logica di servizio questi processi trasformativi. Quindi l'economia circolare è un buon modo per dare una rappresentazione concreta a cosa vuol dire cambiare, partendo dal design, è stato detto, e arrivando al riutilizzo. La materia prima riutilizzata oggi nel mondo è l'8%. Per il 92% siamo materie prime vergini. Quindi la trasformazione è all'inizio dal punto di vista di questo processo. Non è così, per fortuna, in Europa. In Europa siamo molto più avanti. E l'Italia è il secondo paese dal punto di vista della capacità di utilizzare al meglio la materia rispetto al valore generato dalla propria economia. Al primo posto, tra l'altro, c'è un paese molto finanziarizzato come UK. In questa logica, il tessile, la moda, il fashion sono un elemento molto importante di questa transizione. È già stata detta che è recente l'impegno da parte del settore della moda rispetto alla questione di una sostenibilità olistica strategica, così come tanti altri settori del Made in Italy che si sono mossi più recentemente in questa direzione. Per darvi un'evidenza di alcune delle tante ricerche che noi facciamo, in una di queste è emerso che circa metà delle imprese che recentemente si sono spostate verso la sostenibilità, e sono tantissime in questo settore, lo ha fatto sullo stimolo di quello che ha detto Giorgio Armani. Quindi ci sono tantissime piccole imprese che sono rimaste colpite dal fatto che un grande nome del fashion cambiasse prospettiva. Un'altra metà invece lo stava già facendo, si era messa all'opera, era un po' più consistente dal punto di vista dell'impegno.
E cosa vuol dire cambiare? Ma vuol dire fare quello che si è fatto a lungo, non so, nella concia, quando si è trovato un sistema di conciatura di origine vegetale naturale che però rendeva le pelli più morbide e quindi ci rendeva molto più competitivi. Lo si fa dal punto di vista delle scelte produttive, nel momento in cui lavorando i jeans si trova una soluzione per cui l'invecchiamento precoce non impatti sull'ambiente, ma lo si fa anche cambiando i modelli di business, in cui non si dice io l'invecchiamento precoce accetto di farlo, ma ci si inventano delle soluzioni, ci sono aziende che se lo sono inventate, per cui diventa un invecchiamento naturale che passa attraverso l'utilizzo multiplo di persone dentro delle community in cui a questo punto faccio l'engagement del consumatore e ho completamente cambiato il mio modello di business. Oppure si fa con le startup, creando la capacità di pensare all'utilizzo di materie prime seconde alimentari. E conosco una decina di startup italiane con grandissimo successo che sono state capaci di arrivare a Orange Fiber dal pastasso delle arance, piuttosto che Due di Latte dagli scarti del latte, sono i due esempi più noti, ma ce ne sono tantissimi. E quindi mettere in moto giovani con capacità da questo punto di vista di entrare in modo diverso dentro questi settori. E qui ci lega anche il problema sociale. Cioè questa trasformazione, per essere efficace, anche l'economia circolare, deve essere in condizioni di creare occupazione nuova e di qualità in questo ambito, oltre che lavori più dignitosi. È fondamentale. Questo lo si può fare assolutamente. Le indagini, non so, tipo quella di Simbola, che analizza l'evoluzione delle occupazioni green, ci mostra che non solo sono di più, ma sono anche più qualificati e con lavori più stabili, i giovani che entrano in questo campo. Noi abbiamo tantissime attività formative come scuola che rispondono poi anche alla necessità di creare queste competenze. Ecco, in quest'ottica allora si chiude il cerchio, perché noi siamo in grado di mettere persone nuove a fare in modo nuovo i lavori dentro le filiere, in particolare adesso stiamo parlando di quella della moda, per andare in una direzione complessiva in cui sì, allora, le imprese insieme per filiera lavorano per l'Agenda 2030, lavorano per inserirsi pienamente in questa trasformazione di cui l'Europa ha deciso di essere protagonista. Grazie, grazie anche a lei, grazie anche, siete tutti bravissimi, con la brevità degli interventi ci siamo. Posso dire una cosa, coordinatrice? Sì, appunto, stavo per passare la parola a voi, essendo bene. Questo un panel. Ma anche perché ci sentivamo un po' orfane qua da sole. In realtà volevo socializzare. L'avrei passata, siccome questo era il panel delle istituzioni, passo giusto appunto a voi, dalle istituzioni, dal luogo sacro delle istituzioni, una risposta, un intervento. Volevo solo ringraziare tutte le relatori che abbiamo ascoltato finora. Voglio solo sottolineare che, per esempio, mi ha fatto riflettere molto quello che diceva Robert Dilt sul fatto di preparare il cambiamento, anche perché sarà un cambiamento costante, quindi credo che questo sia un elemento decisivo, così come le sollecitazioni che sono venute sia dall'onorevole Bonafè che da Simone Cipriani, che è stata una valanga di stimoli enormi, e da Marco Frey, perché tra l'altro mi fa ragionare anche sull'accelerazione che dovremo fare come scelte in sede istituzionale e politica delle nuove competenze. Penso a un investimento molto forte sugli istituti tecnici, i cosiddetti ITS, istituti tecnici post diploma, perché io penso che le nuove competenze siano l'altro elemento per accompagnare questo cambiamento, quindi volevo assolutamente sottolineare questo e ringraziarvi molto per adesso. Aggiungerei un'ultima cosa velocemente prima di passare al prossimo panel. Secondo me è molto importante, di questi primi quattro speaker che abbiamo sentito, un concetto che almeno a me è arrivato molto forte sul tema il cambiamento e, come diceva Dils, la differenza che farà la differenza in questo cambiamento. Perché ritengo veramente che, e ora l'abbiamo sentito da Cipriani, Bonafè, Frey, Dils, come veramente in settori diversi, per quanto lontani apparentemente, appunto di mondi completamente diversi, ci possa essere quel qualcosa che fa la differenza e ci può portare al valore aggiunto, all'innovazione, alla sostenibilità, come stiamo dicendo. Quindi mi auguro che veramente questa differenza che farà la differenza possiamo continuare a portarla avanti in una rete che ci mette tutti insieme.
Grazie, grazie Vivilla. Siamo al secondo panel. Il titolo in questo caso è Qualità circolare, opportunità e sfide per imprese e lavoro. Il primo iscritto a parlare nella lista è il dottor Carlo Capasa, che penso di non vedere in questo momento. Ecco. Eccomi qua. Perfetto, il microfono acceso, ci siamo. Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, persona anche lui molto attento allo sviluppo anche personale, al sostegno degli talenti emergenti del design italiano. E quindi mi vorrei concentrare su questo argomento con lei, cioè vorrei sapere da lei di questi emergenti e delle opportunità e delle sfide che possono rappresentare per la moda oggi e per il futuro in questo periodo poi particolarmente buio, diciamo. Sì, innanzitutto volevo ringraziare e salutare la senatrice Fedeli. Grazie per ospitarci in questa bellissima sala virtuale, cioè reale lì, ma virtuale per noi. Come sapete, noi come Camera della Moda, come lei giustamente ha detto, dottoressa Fasano, siamo molto attivi sulla sostenibilità da molto tempo. Siamo attivi grazie ai nostri brand. Voi sapete che Camera della Moda racchiude un po' tutti i brand italiani, quelli più famosi, 220 brand più famosi, che rappresentano più del 54% del fatturato di tutti quei 96 miliardi aggregati, messi insieme direttamente, quasi il 70% con le loro licenze e quant'altro. Quindi lavorano a stretto contatto con tutta la filiera, quasi tutta la filiera lavora con i nostri brand. Il nostro segreto è proprio quello di far convivere il piccolissimo artigiano con la grande industria. È il segreto dei nostri distretti. È quello che ci rende unici al mondo. Siamo i primi per produzioni di alta qualità al mondo, più del 60%, siamo i primi in Europa col 41% della produzione su tessile, abbigliamento e accessorio, il secondo paese è la Germania con l'11% e la Francia poi viene con l'8%, quindi siamo veramente quelli che hanno da un lato una forza enorme nella moda, dall'altro una responsabilità, quella di portare avanti proprio il concetto di sostenibilità. I giovani, la formazione viene ancora prima dei giovani, dottoressa. Cioè io credo che la cosa su cui dobbiamo lavorare inizialmente è proprio la formazione, perché la sostenibilità è cultura, è modo di essere, è modo di approcciare le cose, è un sistema che deve cambiare dal punto di vista culturale. Quindi formazione prima, i giovani che rispondono moltissimo a questi input. Noi abbiamo premiato tanti giovani nel nostro Green Carpet Fashion Awards che facciamo da 4 anni, e abbiamo premiato i ragazzi di Orange Fiber, per esempio, che sono stati citati prima, fanno questo tessuto con la gli scarti dell'arancia, Frumat Leather, che fanno la pelle con la mela, con gli scarti delle mele, ma abbiamo premiato tanti nuovi designer con questo premio che diamo Franco Sozzani Fashion Awards, Tiziano Guardini, tantissimi ragazzi nuovi che approcciano, che sono, io direi, insieme digital native e sustainable native. Quindi molto spesso la sostenibilità è abbinata al digitale. Voi sapete, è stato già detto, che più di 60 milioni di tonnellate di fibre tessili vengono impiegati ogni anno dall'industria del moda e 45 tonnellate finiscono in discarica. È un enorme spreco di risorse naturali. Il 97% di queste sono fibre vergini. E quindi noi stiamo lavorando per cercare di ovviare a tutto questo e lavoriamo attraverso i responsabili CSR di tutti i brand italiani che partecipano per aiutare anche i ragazzi giovani a usare sia i loro materiali, le loro ricerche, le loro intuizioni, ma anche a spingere quei designer che hanno nella creatività già un punto di vista che è sostenibile. Dobbiamo ridurre gli scarti durante il processo di produzione. Oggi più del 30% delle fibre utilizzate viene perso durante i processi produttivi. Dobbiamo usarli in senso in tutta la catena, cioè non solo nella moda, ma riutilizzarli per l'arredamento dell'automotive. Dobbiamo lavorare ad aumentare la durata dei capi di abbigliamento, perché questo, ma da un punto di vista filosofico, perché la qualità lo permette, è un po' la mia, sempre stata una lotta contro il fast fashion, che dice usa e getta. Noi invece dobbiamo usare e conservare. Abbiamo dato un premio a Valentino nel nostro Green Carpet,
a Valentino Garavani, premiato da Sofia Loren, perché i suoi vestiti degli anni 60 sono ancora negli armadi delle figlie o delle nipoti, oppure sono nei musei, oppure sono, se sono in vendita, costano molto di più di quanto sono stati prodotti. Questo è il senso italiano dell'uso, di riusare, di premiare la qualità. Dobbiamo mantenere questa idea di qualità, è quello che dobbiamo raccontare ai giovani, perché i giovani devono capire che questa è la maniera di consumare, consumo consapevole, questo è il senso. Dobbiamo dare una dimensione sempre più forte, ma sta già avvenendo al second hand. Voi sapete che ci sono piattaforme online come Depop, ThredUp o RealReal, Vestiaire Collettive, Rebag, che stanno crescendo. Questo settore è cresciuto dai 33 miliardi di dollari del 2020, si pensa che crescerà a 64 nel 2024, quindi un vero boom, e dobbiamo lavorare su questo modello di business. Dobbiamo lavorare su questo modello di business. Sharing e renting, questa è un'altra cosa che ci dicono i giovani, vogliono che si lavori su questa idea di sharing e renting, perché ci sono molti casi di successo, Rent the Runway, Mad Jeans, ora in Cina White Closed, più di 15 milioni di utenti, quindi marchi globali della moda oggi stanno lavorando, marchi importanti, anche Gucci, sullo sharing e renting. E poi la gestione di fine vita dei prodotti. Voi sapete, per fortuna, che è stato introdotto il principio di responsabilità estesa del produttore, l'Extended Producer Responsibility. Ecco, questo è stato anche approvato per l'Italia, per cui ci sarà questo nel collegato ambientale che pone la costituzione di sistemi collettivi di raccolta e riciclo. Oggi dobbiamo lavorare questo sistema di recupero degli abiti usati e di tutto quello che la nostra industria produce. Noi, per quanto ci riguarda, facciamo la nostra parte, siamo anche parte del tavolo, del gruppo di lavoro dell'Unione Europea sull'economia circolare, siamo parte del gruppo di lavoro, si chiama PEF, Product Environmental Footprint, su apparel footwear. Questo gruppo di lavoro è importante perché è quello che elabora le metodologie basate sui principi di Life Cycle Assessment, LCA, che sono specifici per il nostro settore. Queste metodologie sono importanti perché senza le metodologie non si arriva a dare le giuste direzioni alle nostre aziende. Noi dobbiamo dare punti di riferimento, cioè creare standard, creare metodologie, creare strade chiare, perché molto spesso la sostenibilità non si fa o non si applica perché non è chiara, non è chiara per il consumatore. Questo è il lavoro che noi stiamo facendo con gli oltre 12 gruppi di lavoro all'interno di Camera della Moda, dall'animal welfare alla chimica dei prodotti, dei processi, insomma abbiamo al packaging, all'architettura sostenibile. Questi 12, tanti gruppi di lavoro lavorano a questo. A fianco a questo non dobbiamo dimenticare la sostenibilità sociale, come giustamente è stato detto da Cipriani, perché è un elemento importante che va assolutamente assunto come tale. Questo è più o meno quello che noi pensiamo, quello che stiamo facendo e quello che i giovani stanno facendo nell'ambito del nostro sistema. Grazie. Grazie, grazie a lei dell'intervento. Grazie. Il prossimo a intervenire è Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine SRL. Ecco, sì, vedo collegato, vedo il microfono acceso. Buongiorno. Buongiorno. Non l'avevo visto prima, quindi ribuongiorno, perché non l'avevo visto online prima, non ho guardato forse bene io. Lei lavora e promuove alla grande, diciamo, l'industria della moda attraverso Pitti, ma comunque attraverso la passione per questo settore. E allora a lei vorrei chiedere se ci racconta la sua idea di qualità circolare, per quello che ha potuto vedere, capire con i giovani. Anche so che voi promuovete molto anche voi, come in tutti i settori della moda, i giovani emergenti, i talenti. Allora, qual è la sua idea di circolarità? Assolutamente sì, grazie ancora per questo invito. Molto interessante, molto devo dire pertinente rispetto a quello che sta succedendo. Più studi fatti da McKinsey, da Nomisma, da tutte le grandi organizzazioni che si occupano di analisi dei mercati, stanno evidentemente guardando alla sostenibilità, all'economia circolare come uno dei veicoli importanti per il rilancio.
Carlo Capasa ha toccato un sacco di punti che avevo anch'io un po' in agenda, per cui vado a braccio, salterò qualche punto, magari riprenderò dai miei appunti qualche cosa. Ricordo con gran passione uno studio che facemmo, qui è il libro che avevamo, che forse voi vedete alla rovescia, però di fatto era Il bello e il buono, le ragioni della sostenibilità, un libro che facemmo nel di fatto 2011, quindi grosso modo 9 anni fa, esattamente su queste tematiche, quando ancora erano evidentemente presenti, vivendo in Toscana l'esperienza di Prato sul riuso del tessile era argomento importante. Una cosa interessante, ve la leggo rapidamente, era una mappa che era stata elaborata, che tocca dei punti, diciamo ormai 9 anni fa, 10 anni fa, molto prima di quello che stiamo dicendo adesso, che erano il riscaldamento globale a cui fare attenzione, la responsabilità sociale, il fair trade, l'etichettatura etica e la tracciabilità ecologica, il greenwashing, il green marketing, la pubblicità sostenibile, lo slow design, lo slow fashion, la produzione locale, quindi chilometro zero, l'organico e il biologico, l'ecologico, l'eco-friendly, i coloranti a basso impatto ambientale, la valorizzazione del vintage, il recycling, il riuso, seconda mano, il consumo responsabile, la sostenibilità e il consumo critico. Il che vuol dire che stiamo in questo momento affrontando un argomento che da tempo pervade tutto il settore, dove alcune aziende più o meno attente e sensibili hanno già sviluppato dei progetti, anche perché, come voi sapete, spesso i disciplinari che vengono richiesti per esportare i prodotti in certi mercati richiedono anche a livello doganale tutta una serie di garanzie. Quindi su questo noi quello che cerchiamo di fare è di mettere le aziende nelle condizioni, visto che organizziamo fiere internazionali, di poter trovare degli espositori e un'offerta che sia il più vicina a quelle che sono le esigenze specifiche. Poi il mercato, è vero, sulla vita del prodotto sta dando, come ha detto Carlo Capasa, delle risposte straordinarie su quello che si chiama resale o comunque seconda mano. È un business che ormai, come dice sempre Carlo, è sui 30 miliardi di euro di fatturato, quindi un terzo di quello che è la produzione di tutto il Made in Italy. Il che vuol dire che ci sono delle grossissime opportunità su cui si deve lavorare e si può lavorare. E in particolare io credo che sia molto importante utilizzare appuntamenti come i nostri, che ci auguriamo presto ripartano, perché a oggi, come voi sapete, le normative dei PCM che si stanno rincorrendo ci impediscono di organizzare, anche per oggettive ragioni, i nostri appuntamenti, facendo sì che questi appuntamenti diventino dei grandi veicoli di comunicazione e informazione. È vero che sta crescendo, soprattutto nelle generazioni più giovani, quindi la generazione X più che la generazione Z è sempre più attenta. Sappiamo che c'è una particolare sensibilità all'acquisto di prodotti che rispettano l'ambiente, con anche la volontà di spendere qualcosa di più purché i prodotti siano certificati come ecosostenibili o comunque che rispettino l'ambiente. Su questo evidentemente si può fare molto. Addirittura siamo riusciti, e qui parlo di un'iniziativa che è partita fondamentalmente l'estate scorsa proprio per poter rispondere alle esigenze che c'erano non potendo realizzare le manifestazioni, ed è questo progetto che noi abbiamo lanciato e avviato quest'estate fondamentalmente con tra l'altro con anche con Cipriani, che si chiama The Sustainable Style, che sono 13 designer di moda maschile più uno più affermato che siamo andati a cercare in giro per il mondo, che coniugano l'ecosostenibilità, l'etica produttiva, l'estetica, lo stile e il business nell'ambito dei loro prodotti. Tutto questo è stato fatto con l'obiettivo di poter mettere insieme, non avendo l'appuntamento fisico, in questo caso a Firenze, perché non era possibile realizzarlo, almeno poterlo trasmettere e promuovere sia tra gli addetti ai lavori che poi al consumatore attraverso il digitale. Quindi le leve che noi abbiamo oggi a disposizione, sui quali sicuramente sarà poi bisogno di interventi anche legislativi da questo punto di vista, sono leve straordinarie, perché è un discorso di sensibilizzazione fondamentalmente. È vero che anni fa, quando si parlava di sostenibilità, c'era sempre una immagine un pochettino malinconica della moda sostenibile. Oggi invece si riescono a fare dei prodotti straordinari. Tra l'altro so che proprio in questi giorni Euratex, che è l'associazione che si occupa dei tessili a Bruxelles, sta lanciando un progetto importante, si chiama Rehab, che ha individuato alcuni paesi, Belgio, Finlandia, Germania, Italia e Spagna, per poter rivalorizzare, in qualche modo riutilizzare il tessile che stiamo cercando appunto di
far vivere più a lungo anche nella sua fase finale del prodotto, per poterlo riciclare. Aia, non la sentiamo più, non la sentiamo più. Ho toccato... Ah sì, un attimo, sì. L'ultima frase soltanto. Ho appoggiato un pezzo di carta e ho toccato, chiedo scusa. Quindi, diciamo, noi siamo molto positivi da questo punto di vista. Lo vediamo come una grande opportunità dove l'Italia, come si diceva all'inizio, ne ha parlato la senatrice Fedeli, dove l'Italia sicuramente gioca un ruolo di leadership. E tra l'altro, si è parlato anche di conceria, in particolare, c'è stato un accenno, so che quando è venuto, non so quale presidente cinese in visita in Italia, non mi pare fosse il penultimo, l'unica visita che ha fatto a un distretto industriale è stata proprio a Santa Croce e Ponta Egola, dove è andata a verificare i sistemi di trattamento delle acque, dove sappiamo che spesso e volentieri in Cina non c'era molta attenzione. Questo vuol dire che ormai è trasversale questo tipo di opportunità. E poi siamo molto soddisfatti, per quanto ci riguarda, di vedere, e qui faccio un ringraziamento formale, il progetto Sustainable Study, di cui abbiamo parlato prima, ha dietro uno sponsor importante che è Unicredit, e sulla sostenibilità e sui temi dell'innovazione è molto vicina e ci sta aiutando per far sì che i giovani, da questo punto di vista, possano trovare dei sostegni e dei supporti su un mercato che ancora non dà delle risposte in termini di valore tali da poter poi affrontare gli investimenti che vanno fatti. Quindi occorre anche dal punto di vista del governo e di chi ci guida un'attenzione importante per passare da quella che era un'economia verticale a un'economia circolare, intelligente e compatibile con il nostro paese, che di fatto è già in grado di rispondere a queste esigenze. Grazie, grazie anche a lei. Avete citato due volte le concerie. Io sono stata un'operaia del settore delle concerie, nel senso che ho fatto la pellicciaia per un po' di anni della mia vita, quindi so bene, proprio a livello personale, che cosa significa avere per le mani una pelle che ha una conciatura migliore e più sostenibile. Quindi voi parlavate di questo, io andavo un po' indietro con i ricordi. Questa parentesi la chiudiamo. Può sempre lasciare il giornalismo e tornare... No, spero di no, per livello lì no. Comunque, magari lo farei per voi. Comunque, piccola parentesi personale, perdonatemi, erano dei ricordi che andavano e venivano alla mente. Adesso vorrei passare la parola a Ercole Botto Poala, che è l'amministratore delegato dei Red SRL, presidente di Lanieri, che è un'altra delle tante persone straordinarie, abbiamo tutti quanti voi qua oggi. E per lui le parole chiave sue di Reda sono azienda etica, qualità del prodotto, soprattutto qualità del prodotto, ovviamente, rispetto per le risorse umano, territorio, tradizioni. Allora chiedo a Ercole Botto Poala quanto conta tutto questo per la qualità circolare, appunto il territorio, il rispetto, le risorse umane, eccetera, eccetera. No, è fondamentale. Innanzitutto poi io sono qua come vicepresidente di Confindustria Moda, quindi rappresento altre 64.299 aziende. Fantastico, mi scusi, come dicevo è meglio che integriate voi le cose che io non dico. No, e altri 575.000 operatori. Ecco, cosa io credo... non la vedo io? Non so se tutti gli altri la vedono. Io ho avviato la telecamera, però non so. Vabbè, se... questo è il mio problema, fa nulla, non ha importanza. Comunque l'importante è che gli altri la vedano. Non funziona, non so. Io no, sento... però noi... aspetti un attimo, faccia avviare bene la telecamera perché non la vediamo. Ah, ecco, non so. Non la vediamo, no? Vediamo se riusciamo a vederla adesso. Pensavo di essere anche perché è molto bello, eccolo. Eccolo. È bellissimo. È vero, bello. Ottimo. Poi ho perso un po'. No, è chiaro che... Scusi. Ah, no, va bene. Comunque, in linea di massima, io rappresento, sono una delle tante aziende. Io credo che il nostro settore è quello poi, Confindustria Moda, è quello dove la sostenibilità avrà un impatto maggiore. Perché io ho sentito tante bellissime parole oggi quando si parla di sostenibilità, ma in linea di massima l'industria non ha ancora capito che cosa vuol dire sostenibilità, cioè non ha ancora una definizione di sostenibilità, non ha ancora delle regole chiare. La sostenibilità ormai è lasciata alle singole aziende. Noi sappiamo, con Camera della Moda abbiamo costruito un bellissimo capitolato, poi ogni azienda se ne aggiunge il suo. E come con le aziende di Camera della Moda, i problemi li abbiamo con altre centinaia di aziende di tutto il mondo che oggi stanno interpretando la sostenibilità a modo loro, perché non ci sono delle regole chiare, non ci sono dei numeri,
Carlo ha fatto degli importanti osservazioni. Il tema di Life Cycle Assessment della PEF sono tutti percorsi che devono portare a una definizione di che cos'è sostenibilità. Se no diventa una grande operazione di marketing, ma non si fa veramente della sostenibilità. E dobbiamo essere consapevoli di una cosa: la sostenibilità a breve avrà un impatto sociale importante, perché porterà efficienza, che è fondamentale, perché se siamo qua a parlare di sostenibilità perché stiamo parlando di un'industria che è inefficiente, è la seconda industria per inquinamento al mondo, perché ha sprecato fino adesso, e adesso abbiamo correttamente preso coscienza che è il momento di non sprecare più, ma questo significa che ci deve essere anche una consapevolezza da parte delle istituzioni, che non si possono lasciare queste imprese e i lavoratori di queste imprese abbandonate a se stessi. Perché per affrontare questo percorso di sostenibilità bisogna investire. La sostenibilità all'inizio è un costo. Non raccontiamoci frottole, perché costa alle aziende adattarsi a questo nuovo cambiamento, e questo significa anche probabilmente riduzione di personale importante. In un momento in cui siamo un'industria che fino al 2019 fatturava qualcosa come quasi 100 miliardi e quest'anno ne abbiamo persi 30 di questi 100, vuol dire che quando ripartiremo, se non ripartiamo consapevoli di regole chiare, di dove possiamo andare in termini di che cosa dobbiamo fare per dimostrarci sostenibili. E quando parlo di sostenibilità non parlo solo di prodotti sostenibili, perché oggi il mercato è invaso di prodotti sostenibili, ma non si parla di processo sostenibile. Perché quando parliamo di circolarità dobbiamo ricordarci che non sappiamo da dove arrivano certi prodotti. E se non abbiamo la certezza della filiera, da dove arrivano questi prodotti, in certi mercati non puoi andare a vendere. In certi mercati, in alcune industrie, tu non puoi vendere un prodotto circolare perché non si sa da dove arriva il prodotto, il rifiuto che hai da cui hai generato poi una nuova vita. Per cui tutte queste cose sono molto interessanti e sono il futuro. Non ci sono dubbi che la sostenibilità diventerà l'asset principale di crescita di questo mercato, e non ci sono dubbi che l'Italia ha tutte le carte in regola per fare bene. Però quello che noi dobbiamo fare è prendere la partita e giocarla a Bruxelles e avere delle idee chiare per definire che cos'è la sostenibilità. Perché oggi non c'è una definizione chiara, non c'è un numero, non c'è un obiettivo. E io faccio sempre l'esempio: se all'industria, agli imprenditori, cronometri il tempo, fai la gara, il famoso... le Olimpiadi dei 100 metri, se non avessimo mai preso il tempo ai 100 metristi avremmo sempre avuto un vincitore, ma non avremmo mai abbassato i limiti di velocità. È importante avere un numero, perché le persone, tutti noi siamo competitivi e vogliamo migliorarci, per cui nel momento in cui noi avremo dei numeri precisi l'industria andrà a migliorare questi numeri, perché è l'obiettivo naturale di ogni imprenditore e di ogni impresa fare meglio degli altri. Però dobbiamo averli questi numeri, perché sennò ce la raccontiamo tra di noi, abbiamo bellissime idee, tantissimi bei progetti, però non abbiamo veramente un impatto concreto al cambiamento. Grazie. Posso dire una parola? Che si faccia tesoro di quello che stava dicendo. Faccio tesoro di quello che sta dicendo Botto, che ha fatto un intervento molto giusto. Dal punto di vista dell'istituzione, è difficile parlare di sostenibilità, ma non vedo tanto il problema che non esiste, noi ce ne sono troppi. Ci sono troppi standard e quando ce ne sono troppi non ce n'è nessuno, perché non si sa su cosa rapportare. Però ci sono degli schemi di contabilità sulla sostenibilità. C'è l'International Integrated Reporting Council, c'è il Sustainability Accounting Standard Board, che si sono fusi e che hanno creato la Value Reporting Foundation. Ci sono criteri, il problema è di mettersi d'accordo, di utilizzarli tutti, perché lei ha ragione. Non si vede un'industria dove ognuno ne prende, c'è un grande catalogo, standard, sì. Ognuno ne prende uno. Quindi io la vedo come lei. Sono perfettamente d'accordo, ci deve essere il legislatore che interviene e definisce che cos'è lo standard da seguire. Ecco, direi che io posso dire una cosa, visto che è anche una delle ragioni per le quali ho promosso questo nostro incontro. Io credo che abbia molto ragione il vicepresidente,
Perché guardate, una delle condizioni che possono determinarsi se non ci sono regole chiare, trasparenza e quindi anche regole condivise anche negli scambi internazionali, quindi io sono molto d'accordo che nella sede europea va spinto molto, non soltanto diciamo, gli obiettivi, la vision che è fondamentale, ma anche le regole, la trasparenza che devono valere anche per l'insieme delle aziende. E ha detto una cosa che considero fondamentale, la dicevo all'inizio, anche dei processi produttivi, non soltanto del prodotto, perché questo è un grande elemento che io credo che sostenibilità, digitalizzazione sono i due elementi che vanno riconsiderati con regole nuove, se no effettivamente diciamo sarebbero in pochi quelli che possono concorrere su questo terreno e noi rischiamo di non avere la filiera che accompagna invece tutto questo processo. Quindi penso che sia molto importante quello che è stato detto e sarà anche da questo punto di vista un impegno che dobbiamo far svolgere ai tavoli di Bruxelles rapidamente, perché poi diciamo noi dobbiamo prepararci oggi al post-Covid e quindi dobbiamo essere pronti diciamo nel più breve tempo possibile per affrontare questa parte di radicale cambiamento. Chiudo su un elemento e poi so che deve parlare anche il rappresentante del mondo del lavoro, e noi dobbiamo avere anche gli strumenti nuovi per accompagnare un impatto di cambiamento anche ovviamente sul lavoro. Io penso che questo sia un altro elemento che va assolutamente affrontato. Quindi voglio ringraziare un po' tutti le cose che sono state dette in questo panel, ma anche accompagnate anche alla concretezza per realizzare ciò che stiamo discutendo. Grazie. Grazie.